quanto entusiasmo ci mette in quello che fa, pensiamo pure al mondo. E adesso diamo la parola a Fernando Riccardi. Fernando Riccardi, già lo conosciamo qua a San Pietro, perché ha avuto modo di partecipare ad altre presentazioni, penso almeno 3-4 volte sei stato qua, quindi molti di voi se lo ricorderanno, però è anche giusto che dica qualcosa su di lui. Allora, è giornalista e scrittore, è stato direttore responsabile del Corriere del Sud Lazio, il settimanale delle province di Frosinone e Latina, e redattore capo del mensile La Voce dell'Iri. Attualmente dirige L'Alfiere, pubblicazione napoletana tradizionalista che nel 2010 ha festeggiato il 50° anno di vita. È inoltre direttore responsabile della rivista meridionalista Il Tornese e del mensile Siticino, vedete quanti impegni ha. Cura altresì le pagine culturali dell'Inchiesta, quotidiano della terra di lavoro e della ciociaria, di cui è capo redattore. Ha fatto parte del comitato di redazione di Storia del Novecento e collabora con La Storia in Rete, il mensile di approfondimenti storici edito da Mondadori. È inoltre presidente dell'Istituto di Ricerca Storica delle Due Sicilie, membro della Società Napoletana di Storia Patria e della Società di Storia Patria e di Terra di Lavoro. È autore di numerose pubblicazioni di carattere storico e in particolar modo di studi e saggi sul brigantaggio nell'Italia meridionale. Su tale fenomeno e sul periodo risorgimentale in genere tiene conferenze, convegni e seminari in tutta Italia. Io adesso vi anticipo che abbiamo già programmato, non ancora la data, una presentazione di un suo ultimo lavoro che è stato pluripremiato in tutta Italia ed è sul colonnello Borges, Monsieur della Gramsci, scusami, sono tante le tue ricerche che fai, sì, Friedrich della Gramsci. E quindi adesso do la parola a Fernando. Grazie, grazie.